a Venezia, a Palazzo Loredan, fino al 27 aprile 2023 è di scena la singolare mostra Dei visi mostruosi, un percorso intrigante da Leonardo da Vinci fino a Francis Bacon. Come ha sottolineato in Intelligabue in conferenza stampa, con questa mostra parliamo della morbosa curiosità umana per il deforme, gli aspetti caricaturali del corpo, l'invecchiamento e la necessità di affrontarlo. La mostra parte dalle cosiddette teste caricate di Leonardo per attraversare poi la dimensione dello scherno, dello scherzo del Settecento veneziano, sul quale ebbe molta influenza il grande genio toscano, ed arrivare con un vero e proprio coup de théâtre all'aspetto psicologico e psicanalitico dell'arte contemporanea. Ligabue Spa ha festeggiato nel 2019 il centenario dalla fondazione di Anacleto Ligabue, capostipite dell'omonima famiglia, che è tra i principali player a livello mondiale nel settore del food service e life support, specializzato nei servizi per il mercato marittimo e industriale legato alle risorse energetiche. La fondazione, legata all'azienda che compie 50 anni, ha all'attivo 135 spedizioni, 52 pubblicazioni, 12 mostre e un'attività molto forte nell'ambito della memoria. Il professor Pietro Marani, storico dell'arte, docente al Politecnico di Milano, ha sottolineato bene lo scopo di questa mostra, evidenziare proprio il collegamento di Leonardo al mondo contemporaneo attraverso quello snodo che si forma e si riforma di un revival leonardesco a Venezia, che rimette nell'arte moderna il repertorio delle sue teste caricate, e quindi la diffusione nel Seicento e l'influenza che poi avrà su autori come Tiepolo o Anton Maria Zanetti fino alla reinterpretazione contemporanea. Come ha sottolineato bene il professor Marani, una mostra sulle caricature mancava a Venezia dal 1997, quando fu dedicata ad Arcimboldo, effetto Arcimboldo, trasformazione del volto e sulla caricatura in età moderna. La prima sala è interamente dedicata a Leonardo da Vinci, del quale notiamo in particolare questa grottesca, è una testa di donna, ma grottesca proprio per la presenza di elementi animali e in questo caso anche l'apparizione del tema della vanitas, perché nonostante sia una donna in là con gli anni, vediamo il suo seno scoperto e vediamo che tra i capelli tiene una coroncina di fiori. Splendidi fogli di Anton Maria Zanetti, geniale dilettante in costante competizione con l'amico Marco Ricci, pittore, paesaggista e scenografo, nel realizzare le caricature del mondo variegato veneziano, dove riporta addirittura i nomi, sempre personaggi reali, questa è la caratteristica del Settecento veneziano. La mostra si chiude con un salto in avanti, con i tre studi del 1965 di Francis Bacon per un ritratto di Isabel Rawsthorne, donna considerata molto bella, che era stata un periodo anche una sua amica, una liaison intima. Bacon non dipinge mai dal vero per non essere distratto e influenzato nella deformazione del viso, in quest'arte drammatica che si ricollega a Leonardo, certo molto lontana dal ridicolo e dal senso dello scherno del frivolo Settecento della Serenissima. Tra l'altro un particolare lo ricongiunge al genio toscano ed è il fatto che la rifinitura dei particolari del volto avvengono tutti con la mano sinistra, come mancino era Leonardo. E questo è anche un modo per rileggere l'uomo che è al centro della mostra e dei mostri che dentro ognuno di noi si nascondono.